come sappiamo, possiamo leggere sempre la metodologia della DTE secondo diversi sguardi, no? Oggi qui ci dice di guardarla secondo quadrato cerchi, per cui possiamo dire che ogni lavoro, perché si chiama in realtà dialoghi maieutici, ogni lavoro terapeutico in realtà è, c'è un palcoscenico e c'è un dietro di quinto, c'è un'apparenza, c'è un'essenza, e con questo, sapete, siamo nel filone delle filosofie non duali. Una prima cosa importante è sapere che non sto seguendo semplicemente un'idea di qualche invasato di oggi, ma che questo qui sta portando una tradizione che viene da lontano, magari reinterpretata alla luce del 2000, eccetera, eccetera. Per cui io vedo sempre, se io quando guardo un fenomeno, mettiamoci pure al fenomeno terapeutico, vedo un'apparenza che mi vela un'essenza, il mio lavoro sarà di svelare l'essenza dietro. Ma questo gioco non è, se io ho una mente lineare, è duale di qua, uno, due, the next position is the best position. C'è sempre, allora, palcoscenico dietro le quinte, colgo dietro le quinte, palcoscenico dietro le quinte. È un lavoro di ogni istante, è un risveglio incessante questo palcoscenico dietro le quinte, che poi è il modo ulteriore. Il modo ulteriore è il modello epistemologico di questa, cioè se è vero che il mondo è questo, potremmo dire che questa è una mappa ontologica che dice la faccenda è un gioco tra realtà e verità, chiamiamo realtà ciò che c'è sul palcoscenico, che verità c'è che dietro le quinte, c'è sempre una verità più vera della realtà. Ovviamente è un gioco all'infinito, quindi la verità non è la B, quella con la B maiuscola, ma c'è sempre una verità più vera. Vedo la tua rabbia e dietro scorgo la tua paura, vedo la tua arroganza e dietro scorgo la tua impotenza o fragilità, la fragilità è più vera dell'arroganza che mi metti davanti e così via. Questo gioco non si ferma mai. E io posso farlo se ho un modo ulteriore come base epistemologica, che è sempre un fare del dubbio, perché se dico no, allora tu mi mostri l'arroganza ma in realtà sei fragile. Sì e no, sono tutte e due. Io devo avere a che fare sia con l'arroganza che mi dai con il messaggio, sia con la fragilità che vedo dietro. E faccio del 2-1 con i miei dialoghi, i miei interventi, costantemente faccio del 2-1. Quindi è vero che io sono in presenza, fluisco con, ma ho queste mappe che mi guidano. Non credo che quello che mi porti sia davvero quello che mi porti, ma contemporaneamente non lo nego come è la tua realtà, però mi stai già dicendo una tua verità, e che è proprio lì, è la stessa cosa. Come vedete, il quadrato è nel cerchio, non è quadrato qua e cerchio là, non devo andare da un'altra parte, devo cambiare sguardo, perché quella step 1, diciamo, nel problema c'è la soluzione, quadrato problema, soluzione cerchio, e così via. Nella diade quadrato cerchio ci posso mettere qualsiasi dualismo, corpo-mente, materia-spirito, sacro-profano e così via. Ogni diade che io posso, che la mia mente può concepire, viene riunificata dall'ontologia del quadrato cerchio. Di conseguenza, appunto, questo gioco tra realtà e verità, la realtà è considerata illusoria, come vi ho detto, eccetera, eccetera, la verità risiede autonomamente. E questo gioco è un gioco che noi possiamo fare costantemente. Possiamo dire che in linee generali il dialogo maieutico dà voce a ciò che è in silenzio, fa venire alla luce ciò che è nell'ombra, dà movimento a ciò che è fermo, porta fuori ciò che è dentro, attraverso parole magiche, atti poetici, metafore, che aprono, non chiudono, non gli dici perché stai male, banalmente, ma che cosa ti fa sentire questo malessere, no? E così via. Gli elementi che dobbiamo avere presenti, che poi sono riassunti in quattro fasi là, nelle quattro fasi dialogiche, qui è un po' più espanso, sono il contesto. C'è sempre un contesto dove la cosa succede. Quindi, per esempio, io vedo quello che la persona mi sta dicendo sul palcoscenico, cogliere il contesto è quasi un aspetto di cerchio. Questo gioco con l'altro cerchio non è solo in verticale, ma anche in orizzontale, in estensione. Ma questa cosa che mi stai dicendo, troverete dove me la stai dicendo. La stai dicendo intanto a me nel mio studio, per esempio. E questo è già un fatto diverso. Non la stai dicendo oggi che è
prima il primo giorno di primavera, banalmente, che ha appena scoppiato la guerra, che cioè, ci sono, che è tutto appena lasciato dalla moglie, ci sono contesti, dentro contesti, dentro contesti, dentro contesti. Quanto più le mie domande espandono, quanto più io posso cogliere i diversi contesti di un fatto singolo. Questo è stare attenti al contesto. Ogni cosa che la persona mi dice, adesso qui sono ordinate in un ordine diverso delle quattro fasi per rendere la vita più facile. Ogni cosa che una persona mi dice, noi possiamo considerarla come un testo che aiutiamo a svolgere, appunto fare la sua domanda, sia in orizzontale che in verticale, stiamo svolgendo un testo. Questo svolgimento, diciamo ieri, tu senti se c'è una musica o una stonatura, se fluisce o se c'è un'introduzione. Quindi prima di tutto, stando nel trance, tu senti qui non mi risuona, qui manca qualcosa, qui stona, qui c'è un'introduzione. Allora, le tue domande che partono prima da questo tuo senso sentito ampio di stare nel trance, le tue domande vanno a cercare di svelare il pretesto. Lo chiamiamo così, con una parola sola lo chiamiamo svelare il pretesto, qualsiasi sia la possibile deviazione da un'armonia. La qualsiasi possibile interferenza lo sintetizziamo con una parola, per cui io favorisco che si svolga il testo, cioè il contenuto, attraverso un processo e colgo il pretesto. Questo cogliere il pretesto, come abbiamo detto prima per il campo, che può essere in verticale o in orizzontale, anche qui cogliere il pretesto, io posso cogliere il pretesto di quello che uno mi sta raccontando. Mi dice sì, no, ma io sono incazzato perché nessuno mi vuole bene. Le mie domande possono svolgere questo testo per fargli arrivare a svelare il pretesto che sta delegando, per esempio, la responsabilità del suo malessere al mondo, non lo so. Questo è in orizzontale. In verticale io riconosco le strutture del processo, cioè non riesco mai a fare. Ah ecco, terzo dualismo, perché ho fatto tutti i codici diagnostici. Binario, terziario, quaternario, settenario sono le strutture che noi abbiamo dietro, quindi quando facciamo raccontare questo flusso e questa introduzione andranno a finire dentro uno di questi dualismi. C'è interferenza e risonanza. La persona sta separando il sentire dal pensare e agire o insieme? Sta accettando oppure sta risultando? Oppure si sta realizzando contatto, mobilitazione, trasformazione oppure no? Oppure i cinque livelli sono insieme, oppure in che dualismo è. Quindi nel mio svelare il pretesto, come ho detto, non solo lo svelo in questo svolgersi orizzontale riconoscendo le introduzioni, ma anche vedo chi sta vivendo questa cosa, cioè in che posizione è la persona, qual è la posizione che mi sta portando, se è legata a vivo o muoio, se è legata a piacere e dolore, se è legata piuttosto che se si sta svolgendo il contatto, la mobilizzazione, la relazione, la trasformazione oppure no, e via di seguito. Codici diagnostici, cioè, sono le organizzazioni del testo che io posso riconoscere. La persona che ha organizzato il testo secondo un pensiero mitologico, secondo una posizione orale. E questo mi parla, perché diciamo profondità ovviamente, mi parla di una modalità dell'essere che tende a portare la personalità, insomma, il carattere, che tende a portare costantemente. E quindi io avrò un principio organizzatore che me lo mette insieme. Questo vale per i principi organizzatori della cronicizzazione, così come per le qualità. Quindi quale qualità archetipica, quale forza archetipica, perché quello è un codice centenario, le forze archetipiche, quale qualità dovrò mettere in gioco in questo momento, quale qualità sta negando e via via. Questa opera la faccio attraverso le famose cinque categorie maieutiche o le quattro fasi di analisi. Se è vero che quando io guardo un fenomeno esiste che c'è il palcoscenico e dietro le quinte, esiste che c'è una profondità e una larghezza di contesto, di contenuti, di pretesti, io posso, quando intervengo, incominciare a chiarire il contesto. Può essere che io abbia già chiaro il contesto, allora non lo chiarisco. Può essere che vedo che sia necessario chiarire il contesto, allora le mie domande andranno per chiarire il contesto. Può essere che il contesto si chiarisca in un attimo, oppure può essere che il contesto richieda una seduta intera in più.
cioè chiarire il contesto è anche qual è la tua domanda, cosa fai qui, la classica chiarimento della domanda del colloquio psicologico classico sta dentro nel chiarire il contesto. Chiarire il contesto vuol anche dire allora ci vedremo una volta alla settimana, mi pagherai il top, a questa ora, cioè fa tutto il setting, fa tutto parte del contesto. È il contesto più ordinario, ma è sempre il contesto. Quindi chiarisco il contesto di dove del problema della persona, chiarisco il contesto di dove adesso ovviamente la prima volta, però dopo questo contesto è già chiarito, sarà, potrà essere costantemente un contesto da chiarire. Ok, come va oggi, cioè, è già chiarire il contesto. Svolgere il testo, come abbiamo detto, che racconta, cioè, attraverso le parole o attraverso qualsiasi altro, chiudi gli occhi e osserva, sveluggiamo il testo, lasciamo fluire l'insieme dei contenuti per appunto svelare il pretesto e poi riorganizzare il testo. Hai visto cosa è successo, hai fatto questo, è successo quello, piuttosto che vedi, c'è una cronicizzazione sul potere, sul piacere, su questa operazione, queste quattro fasi possono essere, sono fasi, sono come per ogni ciclo, dura un atto respiratorio come dura un'era dell'umanità. Sono cicli che si ripetono costantemente, quindi io posso costantemente vedere qual è la fase che va enfatizzata e in quale fase il processo è. Se è necessario riorganizzare qualche cosa perché la persona non ha chiaro cosa sta succedendo, se è chiaro, se è necessario riaprire il testo, il contesto, se non sta svolgendo il testo, se non ha chiaro il pretesto. Quindi queste sono, no? Queste quattro grosse fasi che mi dicono del processo e orientano le mie domande, quindi le mie domande vanno secondo le cinque categorie maieutiche. Dissolvere, navigare, espandere, prolungare, diventare. Dissolvere, in genere in prima battuta io do sempre una possibilità di dissolvere. Il dissolvere è fare lo zero, è disidentificarsi, è scomparire dal problema. È ovvio che quanto più io sono vicino alla risoluzione, quanto più ho le risorse per andare oltre, quanto più questo succede. Quanto meno ce li ho, quanto più rimango incastrato e non riesco. Però sia con la parola, io invito la persona a riconoscere il quadrato cerchio, a riconoscere che cosa c'è oltre e quindi scegliere, no, ma scegli con te, ma scegli la comodità di stare in rosa o no? Questo è un dissolvere, favorire un dissolvere, in ogni momento renditi conto dove sei, se scegli di essere identificato lì, di scomparire questo e dare un nutrimento al prossimo, cioè al cerchio del quadrato. Ovviamente questo, adesso stiamo focalizzandoci sull'approccio verbale, ma questo ha in aiuto tutte le pratiche, diciamo così, meditative, di mindfulness. Posso invitarlo, suggerire delle pratiche meditative di consapevolezza per andare oltre il problema, che non è come sempre un bypass, ma è vai dentro e vedi se ci sono le risorse per la trasformazione, per rinunciare a quell'attaccamento. E quindi in prima battuta noi diamo sempre la possibilità alla persona che possa andare oltre, stando attenti a non bypassare il problema. Poi vediamo l'espandere. L'espandere è, sento un peso al petto, che okay? Entriamo dentro, le domande sono proprio l'autocaptazione più classica, le domande, quello che lo sento nel corpo, cosa fa succedere in termini di stati d'animo, cioè facciamo domande che espandono sui cinque livelli. Anche qui l'espansione è sempre in orizzontale e in verticale. Espando sui cinque livelli quello che la persona sta sentendo con le mie domande. Quindi se è sul fisico, esploro gli altri, se è sull'emotivo, allo stesso modo, cioè, mi porto sul palcoscenico un contenuto di un livello e io espando gli altri. E questo siamo in orizzontale. In verticale le domande possono essere chi lo sta vivendo e quindi in questo modo io attivo le altre subpersonalità, la bambina ferita e via di seguito. Attivo le altre parti e quindi espando la coscienza. Oppure quando è la prima volta che l'hai vissuto, cosa senti, dove, che forma, che colore ha, che consistenza, di che materiale mettiti, è come se ci fosse
un peso, di che materiale è, di che forma ha, da quanto tempo, cosa ci fa lì, cosa posso fare per te, se parlasse cosa direbbe, se fosse un suono, un movimento, cioè creativamente il concetto è espanso. Quindi quanto più sei creativo, quanto più le tue domande vanno per fare diventare quella. Trattiamo ogni contenuto, che sia il dolore al ginocchio, che sia l'angelo custode, come un'entità che va, come abbiamo detto all'inizio, portare alla luce ciò che è nell'ombra, dare voce a ciò che è in silenzio, fare muovere ciò che è fermo, portare fuori ciò che è dentro. Quanto più sei creativo, quanto però sei creativo all'interno di una categoria, sai che stai espandendo. Prolungare sarà utile soprattutto quando una persona ci racconta qualche cosa che non è riuscita a fare, che si è interrotto, che è mancato, no, se lo avessi fatto cosa sarebbe successo, se parlassi cosa direbbe, se uscissi, no? Guarda, oppure non so, la mia vita è finita, io non ho più scopo nella vita. Se lo avessi quale sarebbe, però guardare, oppure di solito si usa questo anche quando si è andato indietro nel tempo, magari con l'espandere, arrivi di fronte, sono di fronte allo sguardo del papà e ho paura, cosa fai? Sono bloccato. Se non fossi bloccato, cosa faresti? Cioè fai rivivere le situazioni nelle quali c'è stato il freezing piuttosto che il blocco, entrando in contatto con la forza di oggi, o con introduci delle cose, cioè sono spaventata e bloccata. È troppo, mi fa troppo paura fare qualsiasi cosa. È chiaro che in quel momento non fai subito prolungare perché non ha nessun tipo di forza, allora cerchi di espandere, ok, ma prova ad ascoltare, sotto questo c'è la tua forza, c'è, e via di seguito. Quando contatti la forza, fai prolungare attraverso, facendo agire quella parte di sana e più forte, quindi la persona rivive quello che non ha fatto allora in modo diverso. Il navigare è un po' come l'espandere, è un po' diverso, lo si usa soprattutto quando la persona sta bene o ci porta un contenuto di benessere. Per esempio, dice ah, ma va tutto bene, mi sento in pace, magari la persona mi sento in pace, ok, entriamo nella pace, no? E così via, perché entrando dentro cosa fa? Come il bambino spensierato con i vecchi incontri, no? La malinconia, per esempio. Quindi non è che vai lì per forza per incontrare qualche problema, perché in un'ottica personale il problema è anche se tu ti accontenti della pace, banalmente. Cioè mi sento in pace, ok, va bene, quindi? Perché la pace prima o poi finisce, se tu la pace la vivi, cioè ok, e quindi la pace cosa significa? Com'è? In genere uso una metafora, com'è? Navighiamo in questo giardino, muoviamoci in questo giardino della pace. Quali sono i fiori di questo giardino? Cosa vedi? Oppure il castello? Cioè questo navigare è proprio l'aspetto forse più transpersonale, nel quale le condizioni di relativo benessere non sono la meta, ma sono l'inizio del viaggio transpersonale, del risveglio del tuo sé. E quindi, quando diciamo sviluppare la fenomenologia del sé, è questa cosa. Quando sei in contatto con la qualità, creiamoci una nomenclatura della pace. Perché sì, sto bene, sono rilassato. Perché se sei nel dualismo rilassato, stressato, prima o poi il rilassamento finisce e torna nello stress. Non hai la tua visione, è così duale, tra leggi le tue esperienze in termini di stress e rilassamento. Sto male o sto bene. È molto limitante. Ogni qualità, un mondo da esplorare per sviluppare la fenomenologia di quell'area lì. Vedi? Se poi è vero che ogni parola chiude una struttura sottostante, cioè un archetipo, ogni parola mi riporta al principio ordinatore in gioco. Pace può essere ok, o sarà, o c'è, principio unificante, sole, celebrazione, grazia. E esplorando quel mondo, tu esplori un'area del tuo sé che recuperi a te stesso, e a poco a poco ti costruisci, diciamo, una fenomenologia, sia un'immagine di te che sa stare lì, sia un insieme di linguaggi per raccontarti nella pace. E l'ultima è diventare
che è più classica del discorso della captazione, io te, io te e il campo. Mi sento come una belva feroce, diventa la belva, mi sento impotente e spaventato, diventa la paura e così via. In genere questo diventa, lo facciamo quando è emersa già un'immagine, no? Che può essere un animale, può essere appunto una fase della vita, può essere un qualsiasi tipo di simbolo, allora diventare, diventi e si fa il dialogo. In quel caso, quando la persona diventa, per esempio, il bambino impotente, tu diventi il saggio che dialoga, o viceversa, ti fai diventare la saggia e tu fai quello che ha il problema. Cioè, quindi, questo diventare è un dialogo nel quale tu entri in gioco, tu terapeuta entri in gioco, oppure lo fai fare alla persona, parla come se tu fossi la bambina, parla come se tu fossi tuo padre, cosa ti dice, come abbiamo fatto ieri anche.